Presentata per la prima volta 25 anni fa, la Mercedes Classe A festeggia il quarto di secolo con un restyling leggero nell'estetica e più corposo nei motori e nella tecnologia. E adesso naturalmente io vi racconto tutto quanto qui dalla sede milanese della Casa della Stella, non prima però di avervi invitato come al solito a iscrivervi al nostro canale YouTube e cliccare la campanella degli avvisi. E proprio dall'estetica iniziamo col frontale che, vedete, varia leggermente rispetto alla versione che è attualmente in vendita, con un nuovo disegno per le luci anteriori che perdono il baffo laterale, appunto con questa firma luminosa a LED nuova, che si nota più lateralmente, quasi scende verso l'anteriore con questo stile che riprende alla lontana quello della sorella maggiore Mercedes CLS. Cambia anche il disegno della mascherina, vedete, con questo effetto tridimensionale, e molto belle le varie stelle che appunto compongono l'intera mascherina, con chiaramente la stella lì piazzata al centro e due listelli cromati orizzontali che da lei partono. Cambiano anche le prese d'aria, quindi la parte inferiore del muso, qui sono chiuse in buona parte, mentre sulla versione AMG, anch'essa sottoposta a restyling, sono aperte e danno un senso di cattiveria ulteriore alla compatta da 421 cavalli, ma ne parleremo dopo. Cambiano anche i disegni dei cerchi in lega, che adesso sono disponibili con misura fino a 19 pollici, mentre lateralmente non ci sono particolari cambiamenti. Al posteriore ci sono invece, intanto scusate, devo fare slalom tra i vari colleghi che stanno loro facendo video e foto. Dicevo, anche al posteriore ci sono dei cambiamenti con un nuovo disegno per le luci che sono più spigolose e sono naturalmente full LED. Full LED sono anche le luci anteriori, non ve l'ho detto, recupero adesso, a partire dal secondo allestimento, con chiaramente anche la possibilità di avere i proiettori a matrice di LED che quindi si accendono e si spengono in automatico per non abbagliare gli altri automobilisti, ma per mantenere l'illuminazione ottimale del resto della strada. E adesso vi faccio vedere come cambia all'interno. A prima vista l'abitacolo sembra perfettamente uguale a quello della versione pre-restyling, ma non è così, prima di tutto perché abbiamo il nuovo volante con le razze orizzontali sdoppiate, dove sono poi incastonati i vari pulsanti per gestire il sistema di infotainment, gli assistenti alla guida e via dicendo, mentre il doppio monitor centrale adesso ha di serie una diagonale di 10,25 pollici per quello deputato alle funzioni di infotelematica, mentre la strumentazione digitale di serie è da 7 pollici, mentre invece poi sulle versioni più ricche o richiesta si può avere anch'essa da 7,25 pollici. Rimangono le classiche bocchette circolari che riprendono il mondo dell'aeronautica, e cambia il tunnel centrale. Vedete, non è più presente il controller touch per gestire l'infotainment con il poggiamano, ma guadagna un piccolo pozzetto con una copertura in gomma per non far scivolare gli oggetti, e soprattutto guadagna anche un pulsante per le impronte digitali. Perché? Perché questa funzione sarà disponibile inizialmente in Germania a partire dal 2023, non è ancora stato specificato esattamente quando, per appunto far riconoscere al volo il guidatore all'auto, così da settare in automatico varie funzioni, come ad esempio la posizione del sedile, le preferenze per l'infotainment, la grafica, la musica, eccetera eccetera, perché chiaramente, come succedeva anche sulla versione pre-restyling, si possono avere vari stili di grafica per appunto la strumentazione e il sistema di infotainment. Sistema di infotainment che quindi appunto perde i comandi touch sul tunnel, ma rimane la funzionalità touch per il monitor centrale, oppure i comandi vocali del sistema MBUX, che viene ulteriormente migliorato, adesso in grado di capire meglio
i nostri comandi, di azionare ancora più funzioni, a volte anche di funzionare senza che si dica la parola di attivazione "Ehi Mercedes". E grazie anche a una speciale funzione, ecco, vedete adesso, ecco, ho letto "Ehi Mercedes", vedete, si è attivato. È anche una funzione di viaggio, nel senso che se si è in località magari turistiche con dei luoghi di interesse particolare, si può attivare questa funzione sempre tramite comandi vocali, e la classe A darà informazioni relative al posto dove ci troviamo, così se non abbiamo fretta possiamo fermarci e visitarle. Adesso però esco e vi parlo dei motori. E come si evince dal badge, in questo momento siamo davanti alla Mercedes A250e, quindi la versione ibrida plug-in, che è modificata nel powertrain perché il motore elettrico guadagna qualche kilowatt in più per arrivare a un totale di 80 kilowatt, quindi circa 109 cavalli, ed è alimentato da una nuova batteria che supera i 15 kilowattora di potenza e che grazie al caricatore di bordo può essere caricata fino a 11 kilowatt in corrente alternata e arriva poi a un picco di 22 kW per passare dal 10 all'80% della propria capacità in appena 25 minuti. Rimangono 214 cavalli di potenza totale, con una percorrenza in modalità a emissioni zero che, secondo i dati dichiarati, calcolati secondo il ciclo di omologazione WLTP, arrivano a 81 km appunto in modalità a emissioni zero. Cambiano anche le motorizzazioni benzina, adesso sono tutte quante con un modulo mild hybrid con potenze che vanno al solito da 136 a 224 cavalli, un modulo mild hybrid da 48 volt che non è integrato nel cambio ma è con cinghia e permette di avere un maggiore spunto in accelerazione e chiaramente anche di risparmiare carburante durante il viaggio. Basta chiaramente non avere il piede pesante, mentre le motorizzazioni diesel rimangono le stesse del passato, quindi con potenze da 116 a 190 cavalli senza alcun tipo di elettrificazione. Ci sono novità anche per quanto riguarda gli assistenti alla guida, che rimangono di livello 2 ma sono migliorati, specialmente per quanto riguarda il mantenitore attivo della corsia, che adesso è più preciso e regolare nel suo agire, appunto per mantenerci all'interno delle strisce della carreggiata. Come detto, ci sono novità anche per quanto riguarda le versioni AMG, quindi la A35 e la A45 AMG. La A35 anch'essa accoglie un modulo mild hybrid da 48 volt, la potenza totale rimane di 306 cavalli, però appunto si ha un maggiore spunto in accelerazione e i consumi possono diminuire leggermente, mentre la A45 AMG non ha traccia di elettrificazione, quindi il 4 cilindri di 2 litri rimane da solo a sviluppare 421 cavalli con un'estetica dedicata che adesso vi faccio vedere qui in sovraimpressione, perché appunto purtroppo non è presente qui a Milano, ed è anche disponibile in una versione speciale lancio con una livrea dedicata. E poi per la prima volta nello simbolo Mercedes sulla cofano, vedete qui c'è la classica stella, mentre invece sulla versione A45 AMG c'è il simbolo di AMG a sottolineare ulteriormente la propria appartenenza a una razza particolarmente sportiva. Ora, come al solito, la palla passa a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate della Mercedes classe A Restyling.